La saggezza della Kabbalah ci insegna o ci prepara per uno stato dove saremo in grado di sentire in quale forza noi esistiamo, in una forza superiore, unica, la forza generale della natura, perché Elohim, Dio, nella numerologia, nella gematria, è lo stesso come la natura. È come noi sentiremo questa natura e di conseguenza cominceremo a comportarci correttamente. Ma fino ad allora noi dobbiamo andare attraverso gradi che sono chiamati occultamento, affinché noi vorremmo essere come il Boré nel conseguirlo, il quale è chiamato secondo l'equivalenza di forma, tanto quanto siamo capaci di comprendere dagli scritti dei cabalisti, da quello che ci è stato insegnato. Per cui se il Boré non è rivelato, lui ci manda quello che sono chiamati maestri, guide, per dirci che dovremmo fare questo, quello che è giusto per noi da una generazione all'altra. Ogni tipo di testo, così che noi possiamo mantenerli tanto quanto siamo capaci gradualmente, dopodiché saremo in grado di raggiungere uno stato dove il Boré comincerà ad essere rivelato secondo i cambiamenti all'interno di noi stessi. Per cui tutta la differenza tra coloro che si chiamano, vengono chiamati credenti, ogni tipo di persone religiose e cabalisti, è che un cabalista vuole cambiare costantemente, vuole essere migliore, adattarsi al Boré al fine di scoprirlo, raggiungere la sua rivelazione e anche continuare sempre più ad adattarsi al Boré, nel corrispondere al Boré. Quindi tutta la saggezza della Kabbalah è intesa per una persona che vuole essere in equivalenza con il Boré. Ci dicono che dobbiamo cercare di connetterci tra di noi e dopodiché, come noi ci adattiamo alla decina, ognuno di noi diventa più vicino alla qualità del Boré. E ci spiegano come siamo diversi l'uno dall'altro, perché specificamente dalle differenze che abbiamo da parte della natura e nella connessione al di sopra della nostra natura corporea, noi raggiungiamo uno stato che è chiamato vicino alla natura del Boré. Lui unisce tutto, lui è l'uno, e noi anche apparentemente dalle differenze tra di noi, quando cerchiamo di unirci, di essere connessi come uno, in questa maniera noi ci avviciniamo alla sua natura, ed è per questo che il Boré ci ha creato per come prima cosa come lui, dopodiché ci ha rotto la connessione tra di noi, e adesso dobbiamo desiderare per questa connessione, affinché noi avevamo questa connessione, questa inclinazione, questo desiderio. Tutti questi esercizi che facciamo al fine di essere connessi come uno, e in questa maniera noi lo sentiamo, ed è per questo che è scritto tu mi hai fatto, perché tra di noi stabiliamo l'immagine del Boré.